Oggi il Papa vi ha ricevuto in udienza e ha benedetto le vostre mani ringraziando per il vostro lavoro. Che emozione avete provato e com'è andata? Beh, è stata un'emozione profondissima, inaspettata, perché questa benedizione delle mani dei medici che guariscono i pazienti è stata un'attenzione particolare nei confronti di noi medici che lavoriamo veramente con tanta passione e con tanto amore tutti i giorni per curare i pazienti oncologici e una particolare attenzione nei confronti dei pazienti, dei nostri malati. Oggi si vive mediamente di più, la vita si è allungata, eppure i vostri dati ci dicono che gli anziani per tumore muoiono di più, la sopravvivenza è più bassa. Quali sono i motivi principali di tutto ciò? Probabilmente è legato al fatto che la diagnosi comunque può essere tardiva perché vengono sottovalutati alcuni sintomi nei pazienti anziani. Accade anche che soltanto una piccola fascia di pazienti anziani viene inserita all'interno degli screening attualmente attivi in Italia e quindi chiediamo che tutte le regioni estendano la partecipazione alle persone anziane così come richiesto dal Piano Nazionale di Prevenzione. Dipende anche dal fatto che una volta che si verifica una diagnosi di tumore in una persona anziana, queste persone possono avere trattamenti magari non adeguati perché legati a problematiche di malattie concomitanti che impediscono trattamenti opportuni, così come hanno meno possibilità di essere trattati con farmaci nuovi o più efficaci perché non conosciamo questi effetti collaterali di questi nuovi farmaci, in quanto gli anziani purtroppo non vengono inseriti negli studi clinici. Oggi in Vaticano avete presentato la campagna Cancro Prevenzione Non Stop dopo i 65 anni. Di che cosa si tratta? Sono numerosi gli italiani che si collocano nella fascia d'età dopo i 65 anni, sono circa il 22-23% della popolazione. L'Italia è il paese più vecchio in Europa, è il secondo nel mondo dopo il Giappone, quindi è una quota di persone importante e rilevante, lo sarà sempre di più nei prossimi anni. Ecco che allora è importante tradurre questa attenzione nei loro confronti cercando di richiamarli all'importanza degli stili di vita, all'importanza di seguire una prevenzione, all'importanza di non abbandonare la situazione e a lasciarsi andare. Allora cerchiamo di portare una progettualità che possa incontrarli dove le persone sono e quindi lo facciamo attraverso Federanziani, Senior Italia, nei luoghi dove si incontrano quotidianamente gli anziani, le persone over 65, per cercare di portare loro informazione con degli opuscoli informativi dedicati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, cercando anche di portare gli oncologi, quindi il massimo dell'esperienza, poi anche cercare di intercettare quello che è il loro stile di vita e quindi vuol dire un'alimentazione adeguata, un'alimentazione che evita l'obesità o il sovrappeso, ma poi anche vuol dire portare e insegnare loro come si può cucinare, quali sono gli stili alimentari corretti. Ci preoccupiamo giustamente delle terapie, dei nuovi farmaci, delle nuove tecnologie che possono migliorare la terapia oncologica, però ricordiamoci sempre che l'alimento è la prima terapia, l'alimento è il primo farmaco e poi anche il movimento. Stiamo fermi, siamo troppo fermi, c'è sedentarietà, dopo i 65 anni un italiano su quattro è sedentario e quindi bisogna muoversi. E come muoversi? La cosa migliore è farlo divertendosi, quindi faremo dei corsi di ballo proprio perché è un movimento socializzante, è un movimento che porta all'incontro delle persone, allo stare insieme, ma è anche movimento e quindi diciamo con questa modalità si va anche a colmare questa lacuna.